benvenuti in un nostro nuovo video. Oggi siamo qui vicino alla stazione della metropolitana di London Bridge e andremo a visitare lo Shard. Vista diretta sul London Eye, ma c'è la guida inclusa? Sì, praticamente qua vi fanno vedere tutto. Cioè, questa è la guida. Aspetta, va. Non la guida, il libretto, non la guida. Qua praticamente hai tutte le cose importanti che puoi vedere, quindi Wimbledon Tennis Court, hai una visione di 360 gradi su tutta Londra, quindi qua ti indicano praticamente vedere da qua, capisci? Mm-hmm. Quindi è una guida bello, completa, è gratuita, questa no, si paga? Sarebbe £2 però con il nostro biglietto era gratuita, quindi bene, non l'abbiamo pagato. Forse si può salire di ancora qualche piano. Arriviamo fino in alto, lo facciamo per voi, qualsiasi sia il rischio noi ci arriveremo. Qui ci ricordano che è solo una direzione, quindi non si può tornare indietro, è vietatissimo. No, allora abbiamo parlato con un ragazzo che lavora qui e niente, non si chiude questa parte qua, quindi non è, io pensavo tipo un meccanismo automatico che si chiudesse d'inverno, invece troppo tecnologica la cosa. Renzo Piano non ha pensato anche a questo, qui Renzo Piano non è, anzi piove, ho visto già una goccia che è caduta giù. Aia, cosa fai? Sto guardando la view che è bellissima, stupenda. Siamo fortunati alla fine perché c'è luce, l'altra volta era buio, non si vedeva così bene, molto bello. Allora, mentre siamo qua ci riposiamo un attimo, vi diamo qualche notizia a riguardo dello Shard, anzi vi dà qualche notizia. Sì, velocissimamente, sono 310 metri di altezza, da qui vedete Londra a 360 gradi, vari edifici, vedete praticamente tutto, per un totale di 11.000 pannelli di vetro utilizzati per tutta la costruzione. Gli ascensori sono efficientissimi e viaggiano a 6 metri al secondo, quindi in un attimo siete al top di Londra e vi godete una view spettacolare. Abbiamo finito la visita, il prezzo quant'è del biglietto? £25. 25 senza consumazione inclusa. E la domanda è, vale la pena per £25? Secondo me sì, se venite a visitare Londra e volete fare tante belle foto, vedere proprio Londra a 360 gradi, ne vale la pena. Cercate di beccare una giornata bella con un po' di sole per fare le foto, perché alla fine sì, è quello, perché qua non è, ripetiamo, non è coperto, quindi se dovesse piovere, e qui a Londra piove spesso, non siete protetti per nulla, quindi per delle belle foto scegliete una giornata con il sole e ne vale la pena. Dai, va bene, anche per oggi è tutto, commentate il video, fateci sapere se anche voi siete stati sullo Shard e niente, alla prossima ciao.